canestro. Stop, finisce Atalanta Fiorentina 3-2 per la Viola, che reagisce di orgoglio dopo la delusione europea. Non si prende il terzo posto l'Atalanta di Gasperini. Ringraziamenti anche per Orsato, all'ultima direzione in carriera. Io non ho minime parole. Allora, già Gioaldo Giugno una partita a 14 giorni dall'Europeo è già tutto un programma. Per quella che doveva essere una partita dove qualcuno poteva arrivare a terzo, qualcuno poteva arrivare a quarto, ci intaschiamo 3,5 milioni che probabilmente neanche basteranno per pagare i nostri avvocati contro Allegri e ce li portiamo a casa. Una partita che poteva valere giusto per quattro gatti, ovvero per i fanta allenatori rimasti vivi a sperare con qualche obiettivo in tasca, a sperare che entri la gente in campo per non far sana competizione. E a proposito di quattro gatti, quattro gatti, ma in nazionale, ma è roba da matti, ma è roba da matti. Vincenzo iraniano? No, abbiamo Gasperini albanese. Gasperini albanese, che non fa entrare Jim City per Scalvini, avendo letteralmente, che cosa? La nazionalità italiana, l'Albania contro. Quindi se proprio non doveva rompersene uno, doveva essere quello dell'Albania, al centrale Jim City, che ci romperà le palle a Scamacca, che se lo conosce da tutta sta cavolo di stagione. Niente Vincenzo iraniano, no, Gasperini albanese, tutti con l'hashtag nei commenti. Ma è roba da matti, ma è roba da matti. Tanto che quando ho visto entrare Scamacca ho detto: Dio mio, no, guarda, veramente, scendiamo a patti, piuttosto ci perdo io. È entrato, ho detto, mi finisce male. L'ho visto ride Gasperini, ha detto: nella mia vita mi hanno fatto complimenti per una settimana. Di più non si può, perché Scalvini si è rotto. Dice, non è colpa sua, voleva onorare alla fine voleva sti 3 milioni e mezzo, che probabilmente valgono più per l'Atalanta che per la Juve. Incredibile, incredibile, incredibile. Sì, ho visto che quando si era rotto Scalvini a momenti era tutto un programma, non riusciva a mettersi la mano davanti alla bocca per trattenere le risate, perché santo Dio, il Gasp se l'ha combinata grossa. Avremmo parlato che cosa? Di un Gasperini che anche troppo, voglio dire. Tra l'altro, perché rido? Perché la Fiorentina fa 3 gol in un tempo all'Atalanta campione d'Europa, mentre ne ha fatto uno 120 minuti. Sapete che diceva Vela Figliola? No Juve merda, Juve terza! Quella figliola lì, Juve terza! Abbiamo scoperto il labiale. No, no, non era Juve merda. Lei ha previsto il futuro. Fiorentina Monza, un mese prima, questa era veggente. Ringraziamo genitori che qualcuno probabilmente ci ha pensato. Si è giocato il terzo posto della Juve. Figliola incredibilmente profetica. E prendiamo la ride, perché se dovessimo veramente pigliarla a piange, cosa cambia negli scenari di un ipotetico europeo 2024, dove a breve avremo i convocati? Quelli che attualmente erano i 30 diventeranno 26, e ad oggi sono presto fatti i conti. Cali in portiere, speriamo sia Meret, con rimasti Provedel, Vicario, Donnarumma. Scegliete voi il primo portiere che deve giocare a titolare, ma questi devono essere convocati. Due esterni a destra, Bellanova e il signor Di Lorenzo, e fin qui ci siamo. A sinistra si è appurato Di Marco Cambiaso. Molto bene, adesso al centro, da che se ne aveva troppi, Acerbi fora. Voglio dire, siamo messi male, però blocco Inter ci garbava tanto. Fuori anche Scalvini, preallertato il signor Gatti. A proposito, buonanotte a tutti. Se c'eri in dubbi se Mancini potevino toglierlo o meno, direi confermato. Ad oggi, se lo volesse portare il signor Gatti, sarebbe il settimo di un sestetto composto da Darmian. Appunto, lui, Mancini, buongiorno, Bastoni, Calafiori. Anzi, Gatti lo include in questa lista dei sei, quindi ci sarebbe come dentro. Incredibile. Sei centrocampisti, me li immagino: Cristante, Barella, Giorginio, Frattesi, Foloruscio, Fagioli, Foloruscio, Ricci, deciderà un po' lui, quindi ne farà fuori solo uno.
letteralmente 4 nella tre quarti. Potrebbero essere Pellegrini, El Shaarawy, Chiesa, Zaccagni, togliendo fuori chi? Qualcuno? Che ho fatto fuori da sta lista? È probabile. Mi sono fatto fuori Orsolini, che effettivamente anche lui poteva essere uno di quelli che andavano a togliere. Per le tre classiche punte, Scamacca, Retegui, Raspadori. Perché se volessi scegliere in un momento di Joao 2, ce n'hai 3. E se volessi Joao lì dietro con 2 o con 1, ce n'hai comunque 4. E in mezzo, che tutti voglia mettere a 2 o a 3, abbiamo 6 giocatori nel caso. Quindi sarà un ballottaggio mio, virtuale, Foloruscio Orsolini, per capire se avere 5 centrocampisti centrali col centrocampo con 2 interpreti o letteralmente 5 esterni avendone 2 in campo. Alla fine non cambierebbe molto, ma questa sarà la probabile situazione ad oggi. Ma roba da matti, ma una partita che doveva contare solo per i fantallenatori è diventata una strage. Una strage. Atalanta che non si pia al quarto posto, rimangono quarti, noi terzi, così si può dire che ci hanno ridato indietro quello che si prese sul campo lo scorso anno. Tale tale, sarà contentissimo Allegri, che forse dai, magari sorriderà agli avvocati. Contento che la Juventus questi 3 milioni e mezzo in più magari non li farà sentire in tribunale nella battaglia che ovviamente ci tiene più impegnati delle vicende di calciomercato, che poi insomma il calciomercato lo sapete come funziona quest'estate, ormai il giocatore quando è ufficiale lo sappiamo da mesi prima, come Mbappé che è successo oggi. Giornata tra l'altro storta da morì, perché dopo la mezzanotte ha giocato Musetti contro Djokovic, spegniamoci due paroline. Il Requiem, no, il Revival, il Flashback del 2021, praticamente paro paro, forse peggio, perché insomma si pensava che oltre 2 di notte il signor Djokovic a 37 anni, magari non so, se facesse una penichella, assolutamente no. E oggi Arnaldi, l'interista, ci illude contro Tsitsipas, quindi tutto rimane nelle mani di Sinner, che si poteva svegliare da numero uno al mondo, anche perdendole tutte, chiudendo questo torneo, assolutamente no. Persi dal punto di vista sportivo, vincitori dal punto di vista della classifica. Domani vi beccate la mia reazione dove reagisco a tutto quello che disse inizio anno, perché almeno ora lo possiamo dire, perché insomma era inutile fare un video la settimana prima solo per aver fretta di portarlo dove la Juve dicevo sì, ho detto che era terza, poi finiva quarta e insomma tutto sbagliato, compresa la classifica marcatori, qualcosina potrei fare in base ai piaci che lasciate. E poi mercoledì sera avrete il video del Fanta, anche perché martedì c'è Italia-Turchia e già da lì potevi cominciare a capire. Cominciare già con uno Scalvini che deve andare fino a raggiungere la nazionale, uno Scamacca indisponibile per quell'amichevole, già vuol dire partire col piede sbagliato, perché ci ha avuto poco tempo per ritrovarsi, per riunirsi. Martedì, per chi lo sapesse, c'è Italia-Turchia e domenica c'è Italia-Bosnia. Forse lì Scamacca lo vedremo dalla panchina, è tempo giusto da arrivare e posare i bagagli, perché ora fagli un attimo celebrare, fallo dormire a Bergamo e poi fallo partire per la volta del ritiro. Incredibile ragazzi, ma è così, noi a 15 giorni una partita del genere che non potevi evitare, ma anche lì grosse risate, perché pace all'anima di Gio Barone, è veramente stirato nel momento in cui, santo Dio, si sono incontrate le uniche due squadre che in Europa sono arrivate fino in fondo. E negli ultimi 15 anni quante squadre sono arrivate fino in fondo? L'Inter una, due volte, anzi tre volte, la Juve due volte, la Roma, sì, la Fiorentina appunto, ma non è una roba costante. Poi da beccarne due nella stessa stagione, le uniche due che sono arrivate fino agli ultimi giorni di maggio. Pazzesco, veramente tutto quello che, se ci crede qualcuno al destino, oggi ci vede sellati, ma veramente da morire, però davvero, mi ha fatto ridere sta roba, Gasp c'ha in rosa in italiano e in albanese, avrà fatto contento il fanta allenatore di Scalvini, per quanto mi riguarda non ci ha avuto conseguenze da quel punto di vista, e non vi dico nulla anche perché la sua recita è mascherata abbastanza bene, come vi ho sempre insegnato, c'è una cosa che ho imparato in questi anni, appunto, sapere mascherare le cose, non farvi trasparire niente. E santo Dio, è incredibile ragazzi, non ha fatto manco entrare in Zidane al posto di Gasp. Ma giusto, tanto c'era Ien, c'era Toloi, c'era Miranchuk, voleva anche poter far giocare un 11 decente che manco andava all'europeo. Davvero, in quel momento io mi sono immaginato Gasperini che ha pensato: vai, si ritorna alla progettazione, continueranno a insultarmi, meno male che non usi i social e meno male che resto a Bergamo, perché in qualsiasi altra squadra mi avrebbero insultato ancora. Anche forse Napoli, che fino a qualche anno fa fischiava l'inno nazionale perché non si sentivano in parte della nazione. Beh, successo, vi ricordate le vecchie finali di Coppa Italia quando Napoli ci andava, l'inno era totalmente fischiato. Ma va bene, si va avanti ragazzi, si riparte dal terzo posto, quindi orgoglio, migliorato il quarto sul
campo di 2 anni fa, e che è l'ottavo, a parte che nel balzo manco il settimo, con i 10 punti detratti. Via, che vi devo dire? È finita così! Quello che doveva succedere è successo. La Fiorentina chiuderà con Palladino, perché poi riparte da lì. 60 punti che sono sul campo. L'italiano lo ricorderà, sono sicuro, come l'unica cosa da flexare, perché insomma con i greci potevamo fare un gol lì, vabbè, bella.